in collaborazione con... Utilizziamo solo ingredienti italiani di alta qualità. Facciamo un prodotto genuino, leggero e delicato, ideale anche per i bambini. I fratelli Porro producono pasta fresca e torte di verdura che surgelano subito dopo la preparazione, per mantenerne intatta freschezza e fragranza. Porta in tavola i sapori del Colle di Nava. I prodotti dei fratelli Porro non contengono conservanti, polveri o preparati e sono buoni e genuini come quelli fatti in casa. In vendita nei banchi dei surgelati, nei migliori negozi e supermercati. Nel cuore della città, una calzoleria all'avanguardia per tecnica e servizi. Calzoleria Luigi. Artigiani che uniscono alla tradizione innovativi macchinari per accurate riparazioni anche immediate. Cambio cerniere per giubbotti, borse e zoccoli creati con estro e fantasia. Sellerie per moto e auto. Duplicazioni chiavi. Vendita materiale per calzature. Ottimi motivi per scoprire la calzoleria da Luigi. Luigi ripara e valorizza i tuoi accessori. In via Costanzo, ad Imperia Oneglia, vicino al mercato coperto, e ad Arma di Taggia, in via Colombo 257. Un'azienda che cresce, si rinnova per scelte, tecnologie, materiali, assortimento. Grisolia Advanced, attrezzature cantieristiche, minuterie, abbigliamento antinfortunistica, tenso strutture, vendita e noleggio. Grisolia Advanced, da sempre protagonisti nei vostri cantieri con materiali di prima scelta. Grisolia Advanced, in via Argine Destro 415 Imperia, telefono 0183 720224. Il pane, alimento prezioso sulla tavola di tutti i giorni. E all'altra panetteria, maestri nell'arte bianca, lo sanno. Per questo panificano artigianalmente, ponendo un'attenzione speciale sugli ingredienti, senza uso di grassi o strutti. L'altra panetteria, dove le squisitezze non si contano. Provate le rustiche e poi pizze, focacce, torta verde, pan fritto, pasticceria secca in grande assortimento, pasta fresca, servizi banchetti. L'altra panetteria, dolce e salato. In via Trento, Borgo San Moro, Imperia, telefono 0183 880358. Inconfondibile qualità. Boutique Marassi, il piacere di vestirsi, colore, fantasia, romanticismo nelle nuovissime collezioni dalle firme più prestigiose. Boutique Marassi interpreta la moda scegliendo capi firmati rifiniti con cura e dai piccoli preziosi particolari. Boutique Marassi, sempre nuove tendenze per griffe intramontabili. Boutique Marassi, portici via Mendola 6 ad Imperia Oneglia. Ad Imperia Porto Maurizio, 4 Zampe, il negozio specializzato per il benessere dei tuoi animali. Alimenti, prodotti, articoli delle migliori marche, formula, qualità, risparmio. Vasta scelta di prodotti per l'alimentazione e diete, venduti anche sfusi. 4 Zampe è un amico fidato, perché per i tuoi animali sceglie il meglio. 4 Zampe, un amico da amare. In via Martiri della Libertà 11, Piazza Ricci, Imperia Porto Maurizio. Telefono 0183 64 4503. San Bernardo di Mendatica, piccolo borgo dell'Alta Valle Arroscia, frazione del comune di Mendatica. La tranquillità e lo splendore della natura ne fanno la meta ideale per chi vuole trascorrere una giornata nella frescura delle Alpi Marittime. A San Bernardo di Mendatica, per il nono anno consecutivo, su iniziativa dell'Associazione Settimia, si è svolto 4 Zampe Day, una giornata dedicata al miglior amico dell'uomo. Testimonial della nona edizione del 4 Zampe Day, abbiamo visto due meravigliosi asini sardi e ce ne parla Paolo Ramella. Ma sì, sono due asinelli piccoli, docili, che abbiamo qua a Mendatica e che utilizziamo con il centro turistico escursionistico Alpi Liguri per i trekking, per accompagnare le carovane, accompagnare i bambini. L'asino è indubbiamente un animale dolcissimo, un animale a quattro zampe appunto, quindi non soltanto cani ma anche questi asini che stanno diventando sempre più anche loro amici dell'uomo. Sono
dei veri e propri facilitatori della comunicazione. Abbiamo visto che andando assieme aiutano i gruppi a amalgamarsi, sono ora anche utilizzati tantissimo nella pet therapy, perché l'asino è calmo, è docile, ha un pelo morbido, è dolcissimo come, e quindi aiuta anche i bambini, le persone in difficoltà, gli anziani alla comunicazione quando ci sono delle difficoltà. Per cui Mendattica ha iniziato questa attività così di scopo escursionistico, ma è anche diventata, collaborando con le associazioni di pet therapy, un polo, si sta candidando come polo pilota proprio per cercare insieme al proprio ambiente, a questa montagna, diventare centro proprio per le persone in difficoltà e per le attività di pet therapy. E oggi in questa giornata questi due meravigliosi asini hanno dimostrato proprio la loro bontà, la loro tranquillità in questa meravigliosa passeggiata che ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di quattro zampe, in questo caso cani. Cani. Sì, ormai sono abituati, sanno anche stare molto bene coi cani. Ricordiamoci che ancestralmente loro sono prede, mentre i cani sono dei predatori, quindi la convivenza non è poi così facile, eppure la loro docilità ha permesso questa convivenza e anzi questo gioco collettivo che ci sembra abbastanza interessante e importante. Li aspettiamo quindi per il prossimo anno, il decimo anno, bisogna fare sicuramente una festa di compleanno per la decima edizione Quattro Zampe Dei. E ovviamente non possono mancare, ricordiamo i nomi? Allora abbiamo Pinocchio e Pepe, sono i due asinelli. Una giornata all'insegna dell'amore verso gli animali, divertente, emozionante e rilassante sia per i quattro zampe che per i loro accompagnatori, caratterizzata da una passeggiata nel bosco con sosta a metà percorso e gustoso aperitivo per tutti all'arrivo offerto dall'associazione Settimia. We'll be right back.
Tra i partecipanti i cani del rifugio La Cuccia e il nucleo cinofilo dei carabinieri di Villanova d'Albenga, con i meravigliosi Gioia e Flash che hanno dato prova del loro fiuto e della loro bravura. Facciamo una piccola esibizione con il cane antiesplosivo Flash, ha 7 anni, un pastore tedesco nero. Successivamente lo facciamo con il Labrador Joy, anche lui nero, di 6 anni. Facciamo vedere una cosa molto semplice come ricerca, giusto per far notare la differenza di segnalazione che c'è fra il cane antiesplosivo e il cane antidroga. Adesso sta entrando il conduttore, farà subito un passaggio molto difficile oggi perché tra gli odori dei cani al momento non c'è nulla nelle scatole. Adesso andrò a inserire la scatola dove c'è dentro una pistola. Vediamo se il cane nel secondo giro la trova. Adesso lo distrae, logicamente. Ok. Ecco che il cane riparte in ricerca e vediamo un po' se si ferma dove c'è la pistola nascosta. Ecco, avete visto, il cane si è messo a ziz. Adesso il conduttore proverà a distrarlo per avere la conferma se lì è il posto giusto. Lui da lì non si muove e sta aspettando il giochetto, che non è altro un asciugamano arrotolato con il quale poi il conduttore gioca con il suo cane. Ecco, adesso il collega mette via il suo e mi assiste con la ricerca antidroga. Facciamo vedere la stessa cosa, molto semplice, e vedrete un po' il comportamento diverso del cane. Joy e Flash, i cani con le stellette, hanno ricevuto una targa di riconoscimento da parte del comitato organizzatore. Allora, noi vorremmo ringraziarvi con una simbolica targa. Nono raduno quattro zampe a Flash e Joy, meravigliosi carabinieri a quattro zampe del gruppo cinofilo dei carabinieri di Villanova d'Albenga, con infinita riconoscenza per il lavoro che svolgono per tutti noi. Alla nona edizione del Quattro Zampe Day a San Bernardo di Mendatica, ancora una volta troviamo i carabinieri di Villanova d'Albenga con i meravigliosi Joy e Flash. Sì, esatto, l'associazione ci invita ogni anno e noi siamo ben felici di venire a partecipare a questa manifestazione vicina alla gente. E siamo insomma sempre onorati di venire qua su, togliamo magari un po' del tempo dalle nostre famiglie, ma volentieri veniamo qui per
presenziare. E tra l'altro nel campo avete fatto una dimostrazione proprio con i due meravigliosi quattro zampe. Sì, quest'anno siamo riusciti a venire su con l'antidroga e con l'antiesplosivo, in quanto non ci sono stati impegni di servizio più importanti, e quindi siamo riusciti a far vedere nella fattispecie queste due ricerche la differenza di segnalazione fra il cane antidroga e il cane antiesplosivo, che consiste semplicemente in una minor irruenza da parte del cane antiesplosivo nel segnalare la sostanza. Così, più che altro un po' per un discorso dei profani e per i bambini, fare vedere come il cane antidroga si scatena sulla borsa o sulla scatola, mentre invece il cane antiesplosivo ha un modo molto più calmo e più preciso nel segnalare la presenza di una pistola, dell'esplosivo, come ovvio che sia. Possiamo dire che il rapporto tra il quattro zampe d'E San Bernardo di Mendatica e i cinofili di Villanova d'Albengo ormai è consolidato? Eh sì, sta diventando un po' così una tradizione personale, visto che noi siamo stati tra l'altro i primi carabinieri cinofili nella regione Liguria, e di conseguenza abbiamo sempre partecipato, quindi finché si potrà parteciperemo molto volentieri. Come ogni anno il Quattro Zampe Day si è concluso con una premiazione a sorteggio, nel pieno spirito dell'iniziativa con la quale l'associazione Settimia desidera festeggiare tutti i cani di razza e no. Per loro e per i loro accompagnatori numerosi omaggi offerti dagli sponsor. Nona edizione di Quattro Zampe Day a San Bernardo di Mendatica, organizzata dall'associazione Settimia, e non poteva mancare il sindaco di Mendatica, Piero Pelassa. Beh, come tutti gli anni l'amministrazione comunque cerca di essere presente per quello che può, a dare comunque anche un piccolo sostegno a questa manifestazione, che oltretutto ringrazio l'associazione Settimia, che è sempre negli anni ha sempre tenuto costante questo impegno, anzi l'ha fatto crescere, e a dimostrazione anche oggi c'erano molti cani, molta gente a partecipare, e quindi grazie anche a loro che si riscopre il nostro territorio e si valorizza il nostro comune. San Bernardo fa parte del comune di Mendatica, un piccolo comune ma comunque sempre attivo in tutte le sue attività. Sì, un piccolo comune, come adesso si usa definire piccoli comuni, comunque Mendatica con le sue frazioni ha circa più di 30 km quadrati di territorio, quindi anche se come abitanti diciamo siamo 7 abitanti a chilometro quadrato, quindi molto pochi. Sì. Le manifestazioni che continua a sostenere Mendatica sono tante, noi abbiamo sempre creduto nel turismo, da parte del turismo escursionistico, infatti settimana scorsa abbiamo finito il trekking delle Alpi Liguri di 3 giorni che ha avuto un notevole successo con quasi 60 partecipanti, e quindi ha avuto un notevole successo. Adesso il prossimo appuntamento sarà la Cucina Bianca il 23 agosto, sabato 23 agosto, approfitto per ricordare appunto tutti gli ascoltatori che vengano a trovarci, a visitarci quest'anno lì alla Cucina Bianca, si continueranno ad assaggiare 18 piatti di questa particolare cucina insieme a punti musicali e vedere il centro storico di notte, che è anche suggestivo. Per quanto riguarda la frazione di San Bernardo, possiamo dare l'appuntamento al prossimo anno, 10° raduno, 4 Zampe Day con una festa di compleanno. Sì, un altro anno sarà sicuramente un traguardo importante, una festa importante per l'associazione Settimia e per questa manifestazione, e quindi magari cercheremo di organizzare qualcosa anche di più accattivante, avvincente per tutti i partecipanti che vorranno venire a trovarci. Appena mandata in archivio l'edizione 2014, l'associazione Settimia e il comune di Mendatica stanno già lavorando per festeggiare nel 2015 il decennale del Quattro Zampe Day.
in collaborazione con... Utilizziamo solo ingredienti italiani di alta qualità. Facciamo un prodotto genuino, leggero e delicato, ideale anche per i bambini. I fratelli Porro producono pasta fresca e torte di verdura che surgelano subito dopo la preparazione per mantenerne intatta freschezza e fragranza. Porta in tavola i sapori del Colle di Nava. I prodotti dei fratelli Porro non contengono conservanti, polveri o preparati e sono buoni e genuini come quelli fatti in casa. In vendita nei banchi dei surgelati, nei migliori negozi e supermercati. Nel cuore della città, una calzoleria all'avanguardia per tecnica e servizi. Calzoleria Luigi. Artigiani che uniscono alla tradizione innovativi macchinari per accurate riparazioni anche immediate. Cambio cerniere per giubbotti, borse e zoccoli creati con estro e fantasia. Sellerie per moto e auto. Duplicazioni chiavi. Vendita materiale per calzature. Ottimi motivi per scoprire la calzoleria da Luigi. Luigi ripara e valorizza i tuoi accessori. In via Costanzo, ad Imperia Oneglia, vicino al mercato coperto, e ad Arma di Taggia, in via Colombo 257. Un'azienda che cresce, si rinnova per scelte, tecnologie, materiali, assortimento. Grisolia Advanced, attrezzature cantieristiche, minuterie, abbigliamento antinfortunistica, tenso strutture, vendita e noleggio. Grisolia Advanced, da sempre protagonisti nei vostri cantieri con materiali di prima scelta. Grisolia Advanced, in via Argine Destro 415 Imperia, telefono 0183 720224. Il pane, alimento prezioso sulla tavola di tutti i giorni. E all'altra panetteria, maestri nell'arte bianca, lo sanno. Per questo panificano artigianalmente, ponendo un'attenzione speciale sugli ingredienti, senza uso di grassi o strutti. L'altra panetteria, dove le squisitezze non si contano. Provate le rustiche, e poi pizze, focacce, torta verde, pan fritto, pasticceria secca in grande assortimento, pasta fresca, servizi banchetti. L'altra panetteria, dolce e salato. In via Trento, Borgo San Moro, Imperia, telefono 0183 880358. Inconfondibile qualità. Boutique Marassi, il piacere di vestirsi, colore, fantasia, romanticismo nelle nuovissime collezioni dalle firme più prestigiose. Boutique Marassi interpreta la moda scegliendo capi firmati e rifiniti con cura e dai piccoli preziosi particolari. Boutique Marassi, sempre nuove tendenze per griffe intramontabili. Boutique Marassi, portici via Mendola 6 ad Imperia Oneglia. Ad Imperia Porto Maurizio, Quattro Zampe, il negozio specializzato per il benessere dei tuoi animali. Alimenti, prodotti, articoli delle migliori marche, formula, qualità, risparmio. Vasta scelta di prodotti per l'alimentazione e diete, venduti anche sfusi. Quattro Zampe è un amico fidato, perché per i tuoi animali sceglie il meglio. Quattro Zampe, un amico da amare. In via Martiri della Libertà 11, Piazza Ricci, Imperia Porto Maurizio. Telefono 0183 64 4503.